Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'aggiornamento della collezione, il tanto atteso, agognato aggiornamento del mese di gennaio, post vacanze di Natale, post offerte di fine anno e di inizio anno presenti sui siti di Amazon e DVD Store che mi hanno permesso di rimpinguare, diciamo così, la collezione. Quindi volevo ringraziare a tal proposito proprio alcuni miei carissimi amici come Gianfranco e Tiziana, Silvia e Mariana per i loro regali. Li vedremo, sono inseriti all'interno dei film che scorreremo. Si tratta sempre di un aggiornamento, quindi come ormai sapete, non posso garantire la brevità di questo video, di questo aggiornamento. Anzi, vi consiglio di cominciare a preparare la cena, cominciare a preparare da bere, di sedervi, di accomodarvi, di gustarvi al meglio questa carrellata di film, che sono tantini, quindi ho deciso di dividere comunque questo aggiornamento in due volumi, volume 1 e volume 2, come Kill Bill, e di iniziare con i DVD e poi ci sarà un volume 2 dedicato ai Blu-ray. Entrambi i volumi hanno come fiore all'occhiello dei cofanetti interessantissimi e delle uscite altrettanto interessanti. Per quanto riguarda i cofanetti, devo dire che ho approfittato dell'offerta Amazon 3x2 che è stata attiva per molti giorni del periodo delle vacanze natalizie. Ne ho approfittato per me, come vedremo, ma anche per fare dei regali che sono stati molto graditi. Cominciamo proprio dai cofanetti, cominciamo da un cofanetto di tre film di Krzysztof Kieślowski, cioè i tre film, i tre colori, film bianco, film blu, film rosso. Film che già possedevo in VHS e che adesso finalmente li ho acquistati in DVD. Si tratta di un cofanetto della Raro Video. Raro Video e Flamingo Video sono i due di fatto marchi che consiglio caldamente. I loro cataloghi sono interessantissimi, sono ricchi di film bellissimi. Saccheggiate questi due cataloghi perché ne vale veramente la pena. Raro Video e Flamingo Video. Conosco bene i film e il film rosso è senza dubbio il mio preferito, ma non solo il mio. Divertentissimo film bianco. Secondo cofanetto di Mario, cofanetto dedicato a Mario Soldati, grandi registi del cinema italiano. Sapete che ormai ogni mio ordine contiene acquisti di film del cinema italiano. In questo caso, Tragica Notte, Malombra e Le Miserie del Signor Travè sono i tre film contenuti in questo cofanetto. Non conosco ancora Mario Soldati, non conosco pochissimo, si può dire pochissimo. Ho visto solo Malombra e sono curiosissimo di vedere e di conoscere, di apprezzare meglio il suo cinema, che certamente va riscoperto e rivalutato. Appartiene comunque alla grande scuola del cinema italiano degli anni 40 e non ce lo possiamo assolutamente far scappare. Invece conosco benissimo il cinema di Kim Ki-duk, terzo cofanetto, quattro film contenuti in questo cofanetto. E cioè primavera, estate, autunno, inverno, ancora primavera, Ferro 3, La Samaritana e l'Arco. Non ho visto ancora l'Arco, anche se da quello che ho letto, da quello che so, è il meno riuscito dei film di Kim Ki-duk. Stupendi i primi due, cioè primavera, estate, autunno, inverno, ancora primavera e Ferro 3. Poetici, struggenti, intensi, emotivamente coinvolgenti. Cinema coreano di pregevole fattura che dovete assolutamente scoprire o riscoprire. Cofanetto anche questo imperdibile. Poi film cult per chi ama il western, per chi ama uno dei più grandi autori del cinema americano, e cioè Joseph Leo Mankiewicz. Si tratta di un western del 1970, Uomini e Cobra, finalmente uscito in DVD dopo una attesa praticamente spasmodica durata anni. Finalmente esce in DVD questo capolavoro assoluto del cinema con Henry Fonda e con un sublime, veramente splendido Kirk Douglas. Henry Fonda sottotono, Kirk Douglas sopra le righe, si completano a vicenda. Alla fine Henry Fonda avrà la meglio perché la banca, tra virgolette, la cassetta di sicurezza che Kirk Douglas ha scelto per il suo malloppo, ovvero una fossa di serpenti, riserva una sorpresa veramente terribile per il criminale e galeotto Kirk Douglas. Un film western con venature comiche bellissime, divertentissime, spassosissime, un western struggente ma anche coinvolgente, pieno di ritmo e pieno soprattutto di quel cinismo che Joseph Leo Mankiewicz ha spesso messo nei suoi film.
un film dove non si dà spazio allo spettatore di, diciamo, fermarsi a pensare, perché è ricchissimo di eventi e suggestioni. Solo alla fine si tirano le somme. Che fregatura. Altro cult che possedevo in VHS e che ho acquistato in DVD, Ho camminato come uno zombie di Jack Turner. Film bellissimo. Jack Turner, come sapete, è il regista del primo Bacio della Pantera. Film anche quello epocale. E una donna devastata da una terribile maledizione voodoo, in questo film Ho camminato come uno zombie, la fa da padrona. Protagonista assoluta, James Ellison, Frances D, Tom Conway sono i protagonisti di questo film assolutamente imperdibile, che è stato riscoperto negli anni ed oggi praticamente è diventato una sorta di cult. Ho camminato con uno zombie. Sempre in VHS, finalmente in DVD, nella sua edizione restaurata in HD, vediamo che cosa significa. Fango sulle stelle, non ho ancora visto, quindi non so dire se e come è stato fatto questo restauro. Edizione restaurata, speriamo bene. Classici ritrovati, anche questa collana molto molto allettante. Elia Kazan firma uno dei film più belli della sua fulgida e splendida carriera, Montgomery Clift stratosferico, ma con Elia Kazan i suoi pupilli recitano sempre benissimo, perché si vede, insomma, che Elia Kazan è un grande maestro di recitazione, oltre che un grande maestro di regia. Io adoro questo film, non vedo l'ora di rivederlo restaurato. Vediamo se questo restauro c'è stato e di che tipo di restauro si tratta. Allora, continuiamo con un altro film che non ho visto però, diretto da John Farrow, La notte a mille occhi, con Edward G. Robinson e Gay Russell. Film di genere da parte di un artigiano che oggi è considerato un maestro, di cui ho visto già altri film e quindi non vedo l'ora di vedere anche questo, che ho letto essere uno dei capolavori diretti da John Farrow, La notte a mille occhi. Proseguiamo con l'ultimo invece film di John Ford, finalmente uscito in DVD dopo tanti anni d'attesa. È un film che conosco molto bene, film che stranamente nei dizionari di cinema è catalogato come western, anche se è ambientato in Oriente per buona parte, cioè in Manciuria. Il film si chiama Missione in Manciuria ed è una chicca per gli amanti del cinema western, del cinema di John Ford e del modo in cui Ford intende il western. Ci troviamo di fronte infatti a un film particolarissimo, dove ci sono invece di uomini donne, invece dell'ovest-l'est, quindi anomalia assoluta, eppure le tematiche fordiane sono rifunzionalizzate, declinate all'interno di queste nuove cornici e questo nuovo contesto, come solo il grande maestro John Ford sapeva fare. Ultimo film è del 66, quindi da quel momento in poi 83 minuti di puro cinema, da quel momento in poi John Ford si ritira per la meritatissima pensione. E quindi questo film è assolutamente da vedere e da gustare, imperdibile per tutti gli amanti del cinema e di John Ford in particolare. Film che invece non ho visto, ma che è diretto da un maestro del cinema noir che io adoro, cioè Fritz Lang. Uno dei pochi film di Fritz Lang che ancora mancano dalla mia collezione, La confessione della signora Doyle. Grande interpretazione di Barbara Stanwyck, giovanissima Marilyn Monroe presente in questo film, però che il film ovviamente merita per altri motivi, cioè perché si tratta dell'ennesimo grande, da quello che ho letto, esempio di cinema noir diretto da un maestro tedesco della settima arte, trapiantato negli Stati Uniti, che sia in Germania che negli Stati Uniti ha girato grandissimi film e grandissimi capolavori, cioè Fritz Lang. Quindi La confessione della signora Doyle. Arriviamo invece a un film di un nostro maestro di cinema italiano, cioè Vittorio De Sica. Il film è il suo, forse, sì, quarto e ultimo Oscar, e cioè Il giardino dei Finzi Contini, l'Oscar più immeritato di Vittorio De Sica. Neanche lui se l'aspettava, da quello che dicono le cronache fu avvisato che aveva vinto l'Oscar senza pure che se lo aspettasse, dopo i tre precedenti Oscar vinti. Oscar o premi speciali, perché di fatto De Sica cominciò a vincere premi dall'Academy quando ancora non era stata ufficializzata la creazione di un Oscar per i film stranieri. Dicevo, forse più immeritato degli Oscar di De Sica e in generale del cinema italiano. Il cinema italiano ha vinto tante volte, diverse volte, Oscar per il miglior film straniero immeritatamente, altre volte l'ha vinto immeritatamente. Il giardino dei Finzi Contini non è
un capolavoro, però è bello sempre da vedere, da rigustare. Non è un capolavoro perché siamo abituati da Vittorio De Sica a ben altro, quindi ovvio che appena i grandi maestri scendono di livello si nota questa flessione. Tratto ovviamente da un classico della nostra letteratura, è un film comunque che ancora oggi può essere gustato per un ottimo lavoro di, diciamo così, realizzazione cinematografica, ma non un capolavoro. Viceversa, i crismi del capolavoro, quest'opera di che vi sto per presentare, di Vincente Minnelli, l'ennesimo musical di Vincente Minnelli, ovvero Il Pirata. Da quello che posso vedere, questa edizione DVD non mi sembra eccezionale dal punto di vista tecnico. Volevo avere questo film che già possedevo in VHS a tutti i costi, quindi l'ho dovuto acquistare. Il Pirata è un grandissimo film che conosco benissimo, una delle vette del cinema di Minnelli e del cinema americano classico in generale. Stessa cosa dicasi, cambiando però genere, per Masquerade di Joseph Leo Mankiewicz, altro grande maestro del cinema americano, pellicola ispirata al Volpone Ben Johnson, ambientata a Venezia, una Venezia malinconica, invernale, che fa da sfondo a questa vicenda intricata, gustosa, scritta benissimo, recitata ancora meglio, diretta magistralmente. Il direttore della fotografia, se non vado errato, è Gianni Di Venanzo, quindi è una nostra eccellenza. E veramente vita e spettacolo sono sapientemente mescolati, con l'ironia che, come avrei dovuto forse meglio sottolineare con Uomini e Cobra, l'ironia che è propria del cinema di Joseph Leo Mankiewicz. Ripeto, Joseph Leo Mankiewicz è lo stesso regista di Uomini e Cobra e Western che ho mostrato pochi minuti fa, quindi anche questo è un grandissimo film. Invece, secondo me non è un grandissimo film, però ci tenevo ad averlo perché sto iniziando anche a collezionare, se vogliamo, i grandi classici americani che sono basati sui grandi classici della letteratura mondiale. Stessa cosa farò con il cinema italiano, infatti Mario Soldati con Malombra in qualche modo rientra in questa mia strategia. Ecco perché ho acquistato Karamazov di Richard Brooks. Richard Brooks è un regista che io adoro, però forse questo è un film un po' scolastico, che ha delle vette, che ha dei momenti veramente di grandissimo cinema che si alternano al, diciamo così, compitino svolto al meglio per comunque riconoscere i dovuti onori e la dovuta dignità alla storia di fondo che è quella di Dostoevskij, ovviamente. Anche se il National Board of Review of Motion Pictures nel 58 inserì questo film nei migliori 10 film dell'anno, anche se ha avuto premi, ha avuto riconoscimenti, secondo me si tratta, anche in questo caso perché Richard Brooks è un grande maestro, quindi è ovvio quando parliamo di Richard Brooks ci aspettiamo sempre capolavori, di un lavoro forse un po' minore, ma comunque sempre di eccellente fattura. Karamazov non vedo l'ora di rivederlo perché ormai sono anni che non lo vedo. Invece non ho visto, ma non vedo l'ora anche in questo caso di vederlo per la prima volta, perché è un film western e perché è diretto da Delmer Davis, Cowboy, con Glenn Ford e Jack Lemmon. E anche in questo caso si tratta di un film che mi intriga parecchio, perché Delmer Davis ha diretto grandissimi western e grandissimi film in generale. È un film di 92 minuti, del 58, grandissimo decennio, negli anni 50, per il western. Non vedo l'ora, ripeto, di visionare questo film, che ha anche in questo caso tutte le caratteristiche per stimolare il mio interesse, solleticare il mio gusto e insomma affascinarmi più che mai. Allora, quindi continuiamo con un altro DVD. Si tratta di un film di genere che diciamo non mi ha convinto pienamente quando l'ho visto la prima volta. Negli anni però ho cambiato idea su questo film, lo voglio rivedere, lo voglio avere, soprattutto rientra nella mia strategia di collezionare tutti i film di David Fincher. Il film forse è uno dei film minori di David Fincher, è The Game, Nessuna Regola. David Fincher veniva dal successo di Seven, tutti si aspettavano un certo tipo di cinema da parte sua, cominciò a tentare vie particolari con cui spiazzare il suo spettatore. In questo caso il nichilismo forse del primo film di Seven, scusate, viene in qualche modo ribaltato in chiave ironica in questo secondo film. C'era qualcosa che non mi convinse pienamente la prima volta che lo vidi. Ripeto, nel corso del tempo
ho cambiato leggermente idea, voglio rivederlo, voglio averlo, voglio avere tutti i film di David Fincher, quindi anche The Game rientra in questa categoria. Ovviamente sto aspettando il Blu-ray di Panic Room, quello lo voglio avere in Blu-ray, quindi non lo acquisterò in DVD. Film invece stupendo, forse invecchiato o male, non lo so, ma mi piace tantissimo perché si tratta di uno di quegli esempi di cinema classico che secondo me non invecchiano mai. Il regista è ancora Ilia Kazan come Fango sulle stelle, il film è un film vincitore premio Oscar, cioè Barriera Invisibile. È del 1947, si tratta di un film assolutamente fantastico, con un cast di eccezione, soprattutto una scrittura e una visione cinematografica, una tecnica cinematografica anche di gestione degli attori che non teme ancora nemmeno oggi rivali. Elia Kazan è un grandissimo maestro, i suoi film sono splendidi e per Elia Kazan vale quello che vale per David Fincher. Mi piacciono tutti i suoi film, li voglio avere tutti. Come lentamente cercherò di collezionare tutti, lentamente perché spero sempre che esca un cofanetto Blu-ray che ci metta un po' tutti d'accordo. Voglio avere tutti i film di Eisenstein, ho acquistato il secondo perché mi piace molto e perché non volevo avere solamente la corazzata Potionchi. Il film è Ivan il Terribile, ripeto, in DVD purtroppo. Non mi fanno impazzire queste edizioni DVD di questi grandissimi capolavori, sto aspettando una rimasterizzazione Blu-ray, un cofanetto come avviene in molti casi per i grandi maestri del cinema e come è avvenuto per un grandissimo maestro del cinema e alla fine di questo... del secondo volume vedrete di cosa sto parlando. Quindi per ingannare l'attesa ho acquistato Ivan il Terribile, che è uno dei miei film preferiti di Eisenstein. Vabbè, capolavoro che non merita assolutamente presentazioni, come non meritano presentazioni due secondo me migliori film di un nostro regista, cioè Nanni Moretti. Ho dimenticato di dire che i film che vi sto presentando, gli ultimi tre film che vi sto presentando, sono due film di Nanni Moretti che stringo tra le mani. Sono stati acquistati mediante una offerta Amazon molto allettante, quindi li ho pagati pochissimo. I due film migliori di Nanni Moretti, che furono girati consecutivamente nell'84 e nell'85, e che sono i due Moretti che preferisco, e cioè Bianca e La messa è finita. Ormai continuo la mia carrellata e la mia collezione nella collezione di cinema italiano, voglio colmare in qualche modo questa mia lacuna, e cioè non avere nella mia collezione molti titoli italiani, anche di film che conosco e che apprezzo, e quindi decido di acquistarli, anche se non conosco queste edizioni, non so dirvi se si tratta di edizioni all'altezza, insomma, dei film che stringo tra le mani, che sono secondo me i vertici del cinema di Moretti, Bianca e La messa è finita. Come è un vertice del cinema di Tony Scott, il fratello meno conosciuto, meno bravo, o forse più bravo, di Ridley Scott, purtroppo passata a miglior vita in situazioni tragiche, perché si è suicidato non moltissimo tempo fa, un paio di anni fa, quindi vertice del suo cinema è Una vita al massimo, cult assoluto degli anni 90, scritto non niente proprio di meno che da Quentin Tarantino, Romance è il titolo originale, Christian Slater e un cast di eccezione che comprende Christopher Walken, Dennis Hopper, Val Kilmer, Brad Pitt e chi ne ha più ne mette, insomma, li voglio leggere tutti. Chi c'è anche? C'è Patricia Arquette, c'è Gary Oldman, c'è insomma un cast di livello assoluto, un film fantastico, colonna sonora che è un omaggio, una citazione al cinema di Malick, a Rabbia Giovane, Badlands di Terence Malick, quindi anche la colonna sonora è fantastica, la regia è veramente ispiratissima, si tratta di un grandissimo esempio di cinema di genere postmoderno che affascina lo spettatore e che negli anni 90, ripeto, divenne oggetto di culto, forse all'inizio sotto traccia, forse in un video ebbe anche un certo riscontro e poi però è esploso con tutta la sua forza quando Tarantino è diventato il maestro che noi tutti oggi conosciamo e gli spettatori hanno desiderato recuperare le sue sceneggiature di film anche non diretti da lui, come questo True Romance, film bellissimo, che come ho detto anche in una video recensione, forse di Pulp Fiction, contiene anche delle dichiarazioni di poetica di Tarantino stesso, ad esempio nella scena in cui Christian Slater manifesta i suoi gusti del cinema orientale. True Romance, Una vita al massimo, diretto da Tony Scott, scritto da Quentin Tarantino, film bellissimo.
Vincente Minnelli, ancora lui, sempre presente nella mia collezione anche di Vincente Minnelli, piano piano, lentamente, sto cercando di acquistare e reperire tutti i film. Incontriamoci a St. Louis, è uno dei primi grandi esempi del cinema di Minnelli. Anche questo è un film che io adoro, Oscar per la piccola Margaret O'Brien, Judy Garland ovviamente all'inizio della sua fulgida carriera. Insomma, si tratta di un film musical, anche se vogliamo, fantastico, che non mi stanco mai di vedere. Il film del 44, Vincente Minnelli ha avuto una fulgida carriera, questo ne è uno dei primissimi grandi, grandiosi esempi. Norman Jewison invece è il regista di questo robusto film di genere a metà strada fra commedia e thriller, non lo so, Cincinnati Kid, interpretato da quel attore magnetico che è Steve McQueen, film che devo vedere da tantissimo tempo, che passo in televisione tantissime volte ma che non rivedo più da anni, che è spassosissimo per certi versi, che è girato molto bene. Norman Jewison è un artigiano di pregevole mestiere, gira film, ha sempre girato film di grandissima fattura. Vabbè, Jesus Christ Superstar ovviamente è un cult che tutti quanti noi amiamo, ma non è solamente regista di Jesus Christ Superstar, Norman Jewison ha diretto tantissimi film. Questo è uno dei più riusciti secondo me e non vedo l'ora di rivederlo. Poi arriviamo a gli ultimi due film in DVD di questo volume 1 dell'aggiornamento di gennaio della mia collezione. Due film italiani, due film che io possedevo già in VHS originale, adesso ho dovuto ricomprare in DVD, stavo aspettando che uscisse il Blu-ray, ma non vedendo la luce alla fine del tunnel ho deciso di optare per il DVD. Si tratta di due capolavori, ripeto, del cinema italiano, entrambi con Alberto Sordi, uno di Dino Risi, l'altro di Comencini. Uno è Una vita difficile e l'altro è Tutti a casa. Due assolute perle del nostro cinema, due esempi fantastici e bellissimi di commedia all'italiana, nel senso, nell'accezione più nobile e alta del termine. È questo tipo di cinema che noi sapevamo fare diversi decenni fa, questo tipo di cinema che non è invecchiato di un anno, di un secondo rispetto a quando è stato girato, cinema veramente articolato e complesso, che fa ridere, che fa riflettere, ma girato con grande maestria, scritto da eccellenze assolute, dove gli attori si mettono al servizio di queste eccellenze, sceneggiatore e regista soprattutto. Insomma, si tratta veramente di qualcosa di fantastico che dovete assolutamente vedere e recuperare, e così capirete la differenza fra la commedia e i film comici che facciamo oggi, e la commedia che facciamo oggi e la spacciamo per commedia italiana, per l'erede della commedia italiana, e invece la commedia italiana che si faceva una volta. Non voglio sembrare un laudator temporis acti a tutti i costi, però quel che è giusto è giusto. Questo tipo di commedia è morta e sepolta. Io non sono del parere che oggi non si facciano bei film, si fanno bei film, però non bisogna spacciarli per quello che non sono. Non sono molte commedie di oggi neanche in grado di allacciare le scarpe a questa roba qui che stringo tra le mani. Quindi vendere i prodotti di oggi come se fossero eredi di questa tradizione è sbagliato, sono qualcosa di diverso. Possono essere anche fatti bene, possono essere anche riusciti come film, questo non mi interessa, non sto qui a disquisire, a entrare nel merito perché dovrei analizzare caso per caso, ma smettiamola di chiamare in causa dei capolavori assoluti del cinema italiano, del cinema tout court, perché quel tipo di capolavori di quel genere lì purtroppo oggi non si fanno più, perché avevano delle caratteristiche che oggi non riscontriamo più. La prima di queste è che erano diretti da grandissimi registi che facevano i registi, e scritti da grandissimi sceneggiatori che facevano gli sceneggiatori, e interpretati da attori che si facevano guidare dai registi in quanto attori cinematografici. Quindi c'era una distinzione di ruoli molto ben delineata, molto precisa. Già questa prima differenza ci deve far capire molto su quel tipo di cinema che si faceva una volta e il cinema che si fa oggi. Vabbè, ok, il volume 1 di questo aggiornamento termina qui. Non vi resta che rilassarvi, prendere fiato e poi cliccare su play per gustarvi il volume 2, dove parlerò dei miei Blu-ray.
Se non lo volete fare, se volete interrompere qui la visione perché avete di meglio da fare, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, ricordatevi di commentare tutto quello che avete visto, di indicarmi i film che vi sono piaciuti, quelli che volete, di cui volete video recensioni, di darmi dei consigli, insomma, interagite tranquillamente con me, vi lascio sempre i miei riferimenti nell'info box. Se interrompete qui la visione, ricordatevi la cosa più importante, cioè pedinatemi.